Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani. Andiamo a vedere ancora un altro focus su iOS 10 Beta 1. In questo caso andiamo a vedere l'applicazione foto, come cambia e come integra la nuova sezione per i ricordi. L'applicazione foto guadagna alcune novità in iOS 10, diventa più smart e riesce ad etichettare e a catalogare molto meglio le immagini. Già avevamo visto qualcosa del genere con la ricerca presente in iOS 9, ma adesso le cose sono cambiate. La nuova applicazione foto infatti permette di analizzare e indicizzare tutta la libreria fotografica e poi ci fornisce informazioni dettagliate su tutte le foto. Ci permette di ottenere suggerimenti sulle immagini simili, sui correlati in base al luogo e alla tipologia di immagine e ci permette anche di vivere al meglio i nostri ricordi, creando degli album automatici e degli album correlati in base alle caratteristiche delle immagini. Avremo a disposizione quindi diversi album generati automaticamente con determinate presentazioni, con la possibilità quindi di rivivere al meglio i nostri ricordi. Un nuovo modo di cercare e interagire con le immagini e gestire i ricordi, un po' come ci ha già insegnato Google Photo. L'applicazione comunque non presenta differenze importanti e significative nel design. Va bene ragazzi, quindi con questo focus noi abbiamo terminato. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e ci rivediamo con i prossimi focus sulle novità di iOS 10 Beta 1.